Ragazzi, allora partiamo dal presupposto che io questo video non so neanche praticamente come iniziarlo. A parte che mi vedete in una posizione stranissima perché ho la fotocamera messa praticamente in impostazione video soliti ed è messa fissa, ma lasciamo perdere. Avete visto il titolo e probabilmente molti di voi penseranno sarà una cavolata. Il problema è che non lo è e adesso ve lo dimostrerò. Ebbene sì, ho realmente comprato un sassofono, ma devo spiegarvi prima tutto perché posso sembrare un pazzo. In realtà lo sono, ma voglio spiegarvi perché l'ho fatto. Ovviamente però apriamolo insieme, ragazzi, quindi lo si apre insieme. Allora, per quale motivo Xiao ha comprato un sassofono? Allora, in realtà non c'è un vero e proprio motivo, ragazzi, perché fondamentalmente non è una scelta che si prende da un giorno all'altro, diciamocelo. Diciamo che è da quando sono bambino. Molti di voi lo sanno che io in realtà suono già all'incirca 5 strumenti. Poi vabbè, suono in realtà è un parolone perché l'unico strumento che so realmente suonare è appunto la chitarra. Sono abbastanza bravo con il pianoforte, però diciamo che appunto il mio strumento principale è appunto la chitarra perché la suono praticamente da quando ho 12 anni, perché ho fatto il corso musicale alle medie, comunque l'ho studiata letteralmente. Però io in realtà suono praticamente 5 strumenti, abbastanza bravo in realtà un po' con tutto, perché diciamo che la musica ha sempre fatto parte della mia vita. Diciamo che il sassofono è uno di quegli strumenti che ho sempre voluto imparare sin dall'inizio, ma non ne ho mai avuto la possibilità perché comunque è uno strumento, non dico tanto costoso, però non lo so prendere. Ok, non dico tanto costoso, però guardate che bello che è. Però dai, sicuramente ha il suo prezzo e costa un bel po'. Io questo l'ho pagato 450 euro e tra l'altro non è neanche il migliore perché questo è tipo per iniziare. Raga, 450 euro praticamente è il prezzo tipo minimo per averne tipo uno decente. Ci tengo a precisare che non lo so suonare, ragazzi, quindi non pensate che io in questo video vi farò, non lo so, delle melodie o delle cose incredibili, perché lo devo imparare, cioè voglio imparare praticamente sin da piccolo. Ho sempre sognato, diciamo, di impararlo, però appunto non ne ho mai avuto la possibilità perché poi, ragazzi, quando uno è piccolo, insomma, non è che sceglie appunto di poter fare ciò che vuole. Non so se seguite il mio discorso, ma non è che tua mamma arriva e ti prende tutto, a meno che non sei ricco di famiglia, ma non è il mio caso. Quindi vediamo un attimo. Io ancora non ne capisco niente. Penso che seguirò delle lezioni online, ragazzi, perché insomma, credo che sia l'unica cosa che appunto mi aiuterà in questo viaggio. Però volevo appunto rendervi partecipi della cosa perché, essendo appunto che sto iniziando adesso a suonarlo, sarebbe appunto divertente, no? Tra 1, 2, 3, 4 mesi, ogni tanto all'interno di questi video, aggiornarvi e appunto farvi vedere, diciamo, a che punto sono con i progressi, eccetera, no? Poi magari, raga, lo abbandonerò tipo tra una settimana perché mi sarò rotto le scatole. Però per il momento mi reputo, cioè penso di essere abbastanza gasato, ecco. Allora, lo stiamo per vedere, appunto, per la prima volta, credo, sì. Non ne ho mai visto uno in realtà, penso. No, sì, nella vita reale, vabbè, li ho visti chiaramente. Però, signori, ci siamo. Il primo sassofono di Xiao è veramente bello, ragazzi. Tra l'altro, ragazzi, se avete dei consigli, ovviamente magari già lo suonate, se avete qualcuno che lo suona in famiglia, mi raccomando, non esitate a scrivermi nei commenti dei consigli, perché appunto per me è la prima volta, quindi sono aperto a qualsiasi tipo di consiglio. Allora, qui, vabbè, ci abbiamo ovviamente tutte. Ah, ok, è già messa la roba per suonarlo, mi sa. Non mi ricordo neanche come si chiama. Ieri ho guardato dei tutorial su internet. Però vabbè, diciamo che il corpo, spero si chiami così, è questo qua. Allora, me l'aspettavo molto più pesante in realtà un sassofono. Io ho suonato la tromba, raga, per un po' di anni, quando ero piccolino, però ormai praticamente non mi ricordo quasi più niente. Però devo dire che è proprio bello, cioè per essere comunque un sassofono, si può dire entry level, è veramente, veramente bello. Tutto dorato, placcato, ovviamente in oro, perché figurati, sei in oro. Tutti questi tasti mi fanno veramente un sacco paura. Mi fanno veramente un sacco paura perché sono veramente tantissimi. Ho un'ansia incredibile nel non saperlo suonare, ma vabbè, è normale. Non vedo l'ora di metterci mano, raga, e sono veramente curioso in realtà di come sarà, perché è veramente la prima volta, raga, che suono praticamente uno strumento del genere.
E sono curioso di vedere come sarà, però è veramente, veramente figo, raga. Guardate che bello, lo metto più vicino, è proprio bello. Penso che lo metterò nello sfondo anche per farlo vedere. Poi vabbè, si riempirà pieno di ditate, questa cosa la odio, ma vabbè, amen. Oh, mi hanno dato anche tutti gli oggetti, intanto credo anche per pulirlo. E in più mi hanno dato anche il cinturino, due cinturini per appunto tenerlo, perché diciamo che solitamente si tiene, diciamo, attaccato al collo, perché sennò, se lo devi tenere sempre in mano, che è abbastanza pesante, non è proprio il massimo. Adesso voglio montarlo, o perlomeno voglio provare a montarlo e provare a vedere se riesco a suonare almeno qualcosa. Solo anche per la curiosità, sai, di dire: ehi, sono riuscito a fare qualcosa. Però per questo mi dovete dare un attimo il tempo, perché magari non ci riesco. Quindi, wait. Montaggio completato. L'ho messo anche sul collo perché tecnicamente si dovrebbe tenere così. Ma ci sono anche altri cinturoni. Poi mi informerò meglio come metterli. Tra l'altro, cosa divertente, praticamente è uscito sto coso enorme da dentro il sassofono prima che lo montassi. Allora, so già fare le mie prime due note, che sono praticamente dei sol. Semplicemente uno, diciamo, è un sol, diciamo, basso e l'altro è con un'ottava più alta. Ho notato che ci vuole molto fiato, ma chiaramente non suonando strumenti a fiatola tanto devo rifarci l'abitudine. Però è veramente bello. Sono contento, non vedo l'ora di iniziare ad imparare magari le prime canzoncine così e faccio sentire. Queste sono però le note che so fare, non scherzo, solo queste. Devo imparare, ma prometto che ci riuscirò e vi aggiornerò mano a mano. Non so quanto durerà questo video. Era molto divertente farvi vedere il mio nuovo sassofono, che ve lo faccio vedere magari più da vicino, ragazzi. È veramente figo. È veramente, veramente figo. E penso che per il momento, lo metterò. Boh. Non lo so, qua penso, qua vicino, non ne ho la più pallida idea. Da qualche parte comunque starà. E niente, ragazzi. Noi ci vediamo alla prossima. Vi saluto con questo. Tra l'altro è viola, quindi ci sta pure. Ciao, un bacio. Vi faccio vedere il mio sassofono, dai. Almeno voglio farvelo vedere. Guardate che bello. Ma cosa suono? Non so suonarlo, smettilo. Cioè, non so come mettere le dita per fare quelle note lì. Allora, do maggiore. Mio padre, lui. Ma non ti dice come mettere le dita, però. Cioè, lo devi capire da qua. Allora, cos'è che fa praticamente? Possibile? Questo è il do. Questo è il do. Madonna, sta cam la voglio prendere a cazzotti, la voglio prendere. Stiamo riuscendo qua, stiamo riuscendo. Allora, praticamente bisognava fare questo. Devo capire poi com'è il mio. Vediamo. Vedi che sto piano piano imparando, che sto diventando un sassofonista professionista. Impara la scala di do minore, vai. Mi viene troppo da ridere. Il fiato, veramente, ci vuole un fiato della Madonna. Cresce così in fretta questo bambino. È vero, ragazzi. Quindi questo è un do più alto, ok? Minchia, ragazzi, ci vuole un fiato che voi non avete idea, raga. È incredibile.
so più come si prende il do, fammi capire al volo. 89 euro l'anno costa, però 7 giorni sono gratis, quindi... Ok, intanto vabbè, abbiamo fatto la prova di una settimana, non paghiamo niente. Sto per conoscere il mio professore, Evelyn! La posso contattare! Tanto le note in inglese le so leggere comunque, quindi it's ok. Adesso andiamo alle basi del sassofono. Adesso iniziamo con le note, dai! Scusi prof se le urlo contro, We have a look at the hand and finger position. Oh, ed è quello che ci interessa. Ok, right hand. Ok. 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 Fatto, 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 prof. Fatto. Ah, già così? Ma non lo sospetta! Ricominciamo, ricominciamo da capo, per favore. Ricominciamo da capo, ricominciamo da capo, please. Devo... Great. Ma che... Una stella, ma che... Ma ho fatto cagare!